Wow, siamo arrivati già alla 30ª parte, mamma mia, con una parte al giorno stiamo andando alla grande. Siamo arrivati a Snow City nella scorsa parte e oggi la esploreremo per benino. Lo so che la scorsa parte è stata un po' corta, però, come vi ho già detto, divido le mie parti nei capitoli, diciamo, quindi il raggiungimento di una città fa da sé. Ok, sì, lui ci spiega come funzionano le caramelle rare. Vediamo un po' se qualcuno ci dà qualche Pokémon. Mi aspetto qualche Pokémon in questa città, assolutamente. Salve. Oh, c'è anche una sottospecie di cantiere qui. Sì, è un porto. E ci sono anche delle navi. Una che sta attraccata in via di ritorno e una in via di arrivo. Che figata. Esploriamo un poco qui dentro. Magari qualche Pokéball ce la poteva. Ce la... Sì, ce la potevano mettere. Lo sapevo che non c'era nulla, mamma mia. Mamma mia. Che nervi che mi fate venire quando non mettete le cose dove servono. Oh, siamo a meno 7 gradi in questa città, che bello. Oddio, quello sembra il professor Oak. Ma allora sei il professor Oak? No, è Rowan e possiamo finalmente scegliere lo starter! Sì, non voglio Turtwig. Non voglio nemmeno Chimchar. Ma voglio Piplup, assolutamente sì. Quindi tu sei il professor Rowan. Sembrava Oak, invece è Rowan, no? Sì, è Rowan. Eh sì, professor Rowan. Che bello, Rowan, ciao, come stai? Sei il professore più figo che ci sia. Forse, non lo so. Te la contendi con Oak, perché anche Oak mi piace un casino. Abbiamo finalmente l'ultimo Pokémon, la squadra al completo. Però mancano ancora le evoluzioni. Manca una di Dragonair e due di Piplup. Piplup a livello 10. Più attacco speciale, ottimo. Esattamente come lo volevo. Livello 10, lo dovrò allenare. Lo dovrò allenare, dopo Dragonair però. Oh, che bello, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Mio fratello è pigro, sembra uno Snorlax. Povero fratello. Vediamo un po' cosa c'è in questa casetta. La porta è chiusa. Ah, ecco la palestra, ho visto la palestra. Laboratorio di astronomia. Come si chiama il capo palestra? Sofia, è una femmina. Bene. Esplorando la città di neve. Wow, sì, ho capito che siamo a meno 7 gradi. Non c'è bisogno che ribadisci il concetto. E qui c'è percorso 415, sarà il percorso in cui andare dopo. Ok, prima della palestra ci sono da visitare il porto, cioè l'interno del porto che non abbiamo ancora visto, e questo laboratorio di astronomia. Non posso passare dietro la TV, che cosa brutta. Ciao. Sì, meteoriti. Ok. Perché c'è il rumore del teletrasporto, dai? Quanti scienziati che ci sono qui. Abbiamo finito di esplorare anche qui e adesso andiamo al porto un po' più velocemente però. Scarpe da corsa. Pokémon sono curati? Sì. Good.
Buongiorno. Piano di marinai, ovviamente qui, marinai e operai. Strano, non c'è il Team Steam qui. Ah, qui possiamo entrare solo se abbiamo un ticket. Che cosa brutta. Team Steam niente in questa città. Strano, molto strano. Mi aspettavo di trovarlo o nel laboratorio o qui. Niente. Niente Team Steam. Wow, non ci credo. Possiamo prendercela comoda oggi. Che bello. Andiamo ad affrontare la palestra allora. Che ficata di palestra. No, davvero è fighissima. Quindi pavimento ghiacciato, giustamente. No, cavolo! Non c'è nessuno. Mi sembrava strano, porca miseria. Niente, non ce la possiamo prendere comoda nemmeno oggi. Guarda, per una volta che potevo fare le cose velocemente. Aspetta, chiediamo informazioni alla tipa. Dov'è la capopalestra? No, grazie, è proprio. Niente, non sono affari tuoi, dirmi dov'è. Beh, l'unico posto in cui potremo trovarla è qui dietro. Guarda, se c'è il Team Steam anche stavolta. Andiamo sul percorso 416. E dai, vieni qui. Vieni qui. Lo so, la migliore cosa da fare in questo posto ghiacciato è bere una bella cioccolata calda, ti capisco, tipo. Intanto andiamo qui per l'erba, lì c'è una Pokéball mia. Super pozione, ok. Cosa dice il cartello? Sembra la stessa cosa. Qui c'è un'allenatrice, sì. Thunder Punch. Ok. Scraggy. Sempre la stessa cosa. Bene. Sconfiggiamo questa allenatrice. Pokéball. Max Revive, utile, molto utile. Oh, god damn it. Lì c'è Solana. Ah, non sono allenatrice, non mi combattere. Poverino. Full heal. Bene. Qui. Tipo, vieni qui. Dannazione, guarda. Due quadratini d'erba. Un tè di ursa, che figo. Sta cercando un Hitmonchan. Wow, si trovano gli Hitmonchan qui. Ciao Solana. Sì. Ah, ha preso una decisione importante. Smetterà di viaggiare per il mondo e allenare Pokémon. Gli piacerebbe continuare, ma ha altre cose da fare. Tipo, rendere i miei Pokémon più belli. Sei la classica femminuccia, guarda Solana. Ah, sono diventata un'allenatrice solo perché ero gelosa di Lunic. Cioè, la classica ragazza, guarda. La classica ragazza, senza offesa, eh. Non era quello che ho sempre voluto. Ma voglio combattere con te l'ultima volta. Va bene, accontentata. Torterra. Ah, porca miseria. Voglio provare Dragonair, assolutamente. Voglio vedere come se la cava. Vai, ce la puoi fare. Mamma mia, bruciato! Resisti, resisti. Ah, dai, dai, ce la possiamo fare. Wow, che grande. Però sale poco, cavolo. Blastoise, non ce la farà mai tanto. Però ci posso provare. Rain Dance. Thunderbolt. Protezione. Vai, 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 ce la possiamo fare. Ah, Rapid Spin. Dai, 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 dai. Basta. Paralizzato.
Wow! Che forte che è questo Dragonair. Cioè, ha sconfitto due Pokémon, uno al 49 e uno al 51, rendiamoci conto, lui è al 38. Grazie per avermi... Sì. Grazie per avermi fatto pensare a quello che stavo facendo. Ogni volta che ci battevamo, mi domandavo se era quello che veramente volevo. Ecco perché ho deciso di uscire dalla vita di allenatrice. D'ora in poi io farò allenare i miei Pokémon per i contest di bellezza. Ecco, come ogni Lucinda che si rispetti. Salve. Dive. Abbiamo sub, sarebbe sub, no? Sì, sub. E noi dobbiamo ancora cercare la capopalestra. Che cosa bella. Salve. Ora che è andato KO Electivire, chi abbiamo davanti? Sceptile, va bene lo stesso. Scraggy. Oh, il suo golem è stato congelato da una bomba, Snow. Wow, che storia triste. Usiamo un fottutissimo super repellente. Che stai facendo? Cioè, guardate come va se metto il velocizzato. Cioè, non è... è bellissimo. Aspetta. Ah, qui ci sono altri allenatori. Oddio mio. Troviamo TM43. Forza segreta. Lui parla già degli Elite Four, ovvero dei Super 4. Ma è una cosa che per adesso noi ci siamo ancora un po' lontani, non troppo, però il giusto. Io sono il secondo allenatore che lei incontra oggi, con la differenza che contro di me perderai. Un Marshtomp, che bello! Giga Drain! No, si protegge. Ok, Giga Drain di nuovo. Boom. Perfetto. Scraggy. No, perché ho usato Pursuit? Ah, pure Critical Hit, wow. Non gli ho fatto nulla. Bene. Uno strumento che è una dive ball. Salve. Si sta allenando per la sua competizione di snowboard. Salve. Una doppia lotta? Perché? Perché mi ha detto prepare for a double battle? Cioè, boh, alla fine se hai due Pokémon, questo non fa di questa cosa una doppia lotta. Una lotta in doppio, come diamine si dice. Vabbè. Lasciamolo stare nelle sue convinzioni, va. Uno Scrafty. È andato. Ehi tu! Sì. Posso andare qui sotto solo se ho dei Pokémon forti. Sì, ok, ma... Ti ho battuto, cosa vuoi? Capito, ma... Che devo rifare adesso? Tornare tipo alla città? È la capopalestra? È la capopalestra? Boh, non so, non saprei. Boh.
davvero non so cosa dovrei fare adesso. Cioè, è tornata la capo palestra o cosa, non lo so. Non è tornata la capo palestra, però. No, infatti non è tornata. Che devo fare? Quello non mi fa passare da là. Vediamo un po'. Non ci capisco niente. Ora. Scusate, voi sapete qualcosa? Lentamente li sto anche finendo i super repellenti, come è giusto che sia. Ma che dovrei fare ora? Questo non mi fa passare. Non ne ho idea. No, non so proprio cosa devo fare. Boh, vabbè, io direi di lasciarci qui. Così almeno posso vedere cosa devo fare per andare avanti, perché non lo so, mi sono bloccato. Boh. Bene ragazzi, ci stoppiamo qui per oggi. Nella prossima parte andremo avanti, se scoprirò come. E niente, alla prossima.